A 100 anni dalla nascita, vogliamo ricordare il musicista che ha onorato la nostra associazione diventandone presidente onorario e del quale alcuni di noi hanno avuto la fortuna di essere amici. Il nome di Franco Rossi è indissolubilmente legato a quello del Quartetto Italiano. L'attività di questa formazione è documentata in primo luogo dall'ampia discografia, ma anche dal libro di Guido Alberto Borciani e dal film documentario di Nino Criscenti. Oggi vogliamo parlare di come la carriera di Franco Rossi si sia evoluta al termine di questa esperienza, durata 35 anni. Negli anni 1981 e 82, Franco Rossi eseguì più volte l'amatissimo concerto di Robert Schumann, del quale ci restano alcune straordinarie registrazioni. Le sue qualità musicali e strumentali avevano del resto suscitato l'ammirazione dei suoi più illustri colleghi, tra i quali mi limito a citare Paul Grummer, violoncellista del quartetto Busch, e Paul Tortelier. Proprio il figlio di quest'ultimo, Jean Pascal, dirige l'Orchestra Scarlatti di Napoli nella registrazione recentemente pubblicata dagli amici del Conservatorio di Venezia. Un'altra importante collaborazione fu quella con Lev Markitz, direttore russo, allievo della Iudina e di Kondrashin. Già nel 1975 Franco Rossi aveva eseguito alcune sonate di Beethoven con la pianista Maria Grazzi, ma è proprio dall'inizio degli anni Ottanta che comincia a dedicarsi sistematicamente alla formazione di duo violoncello e pianoforte, all'inizio con la pianista Laura De Fusco. È però con Pier Narciso Masi che nasce quell'intesa che porterà a una lunghissima collaborazione. Il duo eseguì in concerto quasi l'intero repertorio classico per questa formazione. La lunga esperienza di quartetto avuta da Franco Rossi gli garantiva una visione cameristica che trovò adeguato riscontro in un pianista della levatura di Pier Narciso Masi. I loro concerti fornirono a chi ebbe la fortuna di ascoltarli un'autentica rivelazione sui capolavori in programma. Perciò possiamo solo lamentare che la discografia non sia adeguatamente rappresentativa, non contenendo tracce, per esempio, delle sonate di Beethoven o di Brahms. Le tournée internazionali e l'unanime consenso della critica sono senz'altro elementi molto significativi, ma vogliamo dare spazio alle parole che lo stesso Pier Narciso Masi scrisse sulla sua esperienza con Franco Rossi in occasione della mostra Tono a Franco che organizzammo a Vicenza nel 2007. La collaborazione con Pier Narciso Masi si estese ad altre formazioni cameristiche. Tra queste ricordiamo in primo luogo il quartetto Artis, formato
suonato col violinista Giuliano Carmignola e col violista Guido Mozzato. Il quartetto Artis ha pubblicato un LP contenente l'opera 26 di Johannes Brahms. Il quartetto Bartholdy, con Wolfgang Jahn al violino e Matthias Buchholz alla viola, oltre a Pier Narciso Masi al pianoforte, fu attivo soprattutto nel nord Europa. Attività più circoscritte nel tempo furono l'ensemble Bartholdy, le collaborazioni in trio con flauto e pianoforte con Mario Ancillotti e Pier Narciso Masi, ed alcune esecuzioni dell'offerta musicale di Bach. L'insegnamento ha avuto grande spazio nell'attività professionale di Franco Rossi, prima nelle cattedre di violoncello e musica da camera nei conservatori, poi in corsi di perfezionamento tenuti presso varie istituzioni. Giovani musicisti provenienti da tutto il mondo si trasformavano sotto la sua guida in veri e propri quartetti. Con alcuni di essi si svilupparono collaborazioni professionali di cui immagino altri parleranno più approfonditamente nella giornata di oggi. L'attività di direttore d'orchestra vide Franco Rossi impegnato in primo luogo con brani del repertorio quartettistico, raggiungendo esiti notevolissimi dal punto di vista della concertazione e dell'espressione di un vissuto musicale cristallino. Si dedicò però anche ad altri brani. Pensiamo ad esempio alle Metamorfosi di Richard Strauss, che concertò per la prima volta in un progetto dedicato alla formazione di un'orchestra giovanile. A conclusione di questo intervento proponiamo un frammento dell'opera 95 di Beethoven con la camerata strumentale Città di Prato. Ringraziamo Antonia Sfrangeu che ci ha fornito questo prezioso filmato inedito.